guardi, non commento né ora né fino alla firma finale. Si tratta di un processo che, diciamo, ha tutti i suoi aspetti di riservatezza. Bocche cucite e tanta fretta. Roberto Nicastro prova a dribblare giornalisti e fotografi. Siamo in Commissione Bilancio, Regione Emilia-Romagna. Un solo punto all'ordine del giorno. L'audizione di Nicastro, ex direttore generale di Unicredit, da un paio di mesi presidente di Nuova Cariferrara, Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti. Le realtà ponte nate dopo il salvataggio dei quattro istituti malati. Noi lavoreremo, anzi stiamo già lavorando, dal 22 dicembre per predisporre tutte le carte per aiutare i risparmiatori rispetto al meccanismo di indennizzo predisposto dal governo. La soluzione che voi adottate è quella quindi di trattare ogni caso singolarmente? Beh, noi diciamo tratteremo le situazioni e soluzioni sulla base di ciò che saranno le richieste che ci arriverà dall'arbitrato. Nicastro parla delle quattro good bank tornate attive sui territori e dell'auspicato interesse anche dall'estero per la loro cessione, mentre torna a ribadire massima collaborazione, suo l'onere di sbrogliare la matassa sotto il fuoco incrociato di risparmiatori traditi e della minoranza in Parlamento. La cosa grave che è stata fatta è quella di considerare i piccoli risparmiatori come degli speculatori. No, queste sono famiglie che si sono ritrovate per la maggior parte sul lastrico a seguito di questo decreto e a seguito del fallimento di queste banche. A promuovere l'audizione Alan Fabbri, capogruppo Lega Nord in Emilia-Romagna. C'è una responsabilità politica ben precisa che è attribuibile a Renzi e non molliamo. Credo che non molleremo la presa finché i risparmiatori non saranno risarciti di quello appunto che gli spetta. Continua intanto la battaglia dei risparmiatori traditi che dal loro gruppo Facebook vittime del salvabanche lanciano un messaggio. L'arbitrato caso per caso è una misura inaccettabile e illegittima. Noi portiamo avanti la protesta con la fuga da banca trachiudendo i conti correnti.